Ciao bella gente, io sono Pivot, benvenuti sul mio canale. Raga, come vi avevo anticipato in un video che è uscito tempo fa sul mio canale, oggi voglio parlarvi di Tutankhamon. Ma non tanto della sua figura a livello storico o cosa ha fatto in vita, quanto della presunta maledizione che legge sulla tomba di Tutankhamon e sulla figura di Tutankhamon. Però ovviamente, prima di raccontarvi della maledizione, ci terrei a spendere due parole su chi era Tutankhamon. Penso sia uno dei personaggi più famosi dell'antico Egitto. Credo il faraone più famoso che tutti noi conosciamo. La sua fama è dovuta non tanto alle cronache del suo regno, visto che comunque morì molto giovane, se non sbaglio all'età di 19-20 anni, quanto al ricco corredo funebre che è stato ritrovato all'interno della sua tomba. Perché la scoperta della tomba di Tutankhamon è stata la più grande tra tutte quelle fatte dagli archeologi in Egitto. Questo perché? Perché la tomba di Tutankhamon, situata a Luxor, nella Valle dei Re, è ovviamente è sottoterra, come tutte le altre tombe di faraoni presenti in quel luogo. Ma non era stata segnalata, non era stata scritta su una sorta di mappa delle tombe. Quindi un altro faraone, se non erro Ramses II, costruì la sua tomba proprio sopra quella di Tutankhamon. Quindi capite che quando gli archeologi hanno fatto la scoperta della tomba di Ramses, non si sono, come dire, domandati se c'era una tomba sotto quella oppure no. Hanno trovato la tomba di Ramses, ovviamente già saccheggiata dai ladri, perché i ladri, potete immaginare, sono venuti a conoscenza di questa mappa, hanno saccheggiato praticamente tutte le tombe presenti in quella zona tranne quelle di Tutankhamon, perché non era segnata ed era, diciamo, nascosta da un'altra tomba. Nel 1922 Howard Carter trovò questa tomba immacolata, nessuno aveva mai messo piede all'interno, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora volevo ancora spendere due parole sulla vita di Tutankhamon. Recenti studi del DNA effettuati sulla mummia di Tutankhamon hanno ipotizzato che Akhenaton, che ne ho parlato in un video anche qua, fosse suo padre. Quindi il ruolo di Tutankhamon era molto fondamentale per il regno d'Egitto, perché Akhenaton, se vi ricordate, come vi ho spiegato in un video che è già uscito, ha imposto una cultura monoteista. Con la morte di Akhenaton e con la salita al regno di Tutankhamon all'età di 9 anni, si è ripristinata la religione politeista, quindi che credevano in molti dei. Tutankhamon muore all'età di circa 20 anni e qua ci sono due teorie. C'è chi ipotizza che sia stato assassinato, visto che comunque in quel periodo in Egitto c'era aria di cambiamento. Potete immaginare passare da una cultura monoteista a una cultura politeista con un faraone di non appena 9 anni, 9 o 10 anni quando è salito al trono. Ovviamente anche la mentalità di Tutankhamon è stata molto influenzata dai consiglieri che volevano tornare alla vecchia religione politeista. Quindi c'è chi ipotizza che sia stato assassinato all'età di 20 anni e c'è chi ipotizza che invece Tutankhamon sia morto a seguito di una frattura del femore che poi ha dato origine a un'infezione. Oltretutto, recenti studi e recenti analisi hanno evidenziato che Tutankhamon in realtà era zoppo. Infatti hanno fatto una sorta di ricostruzione del corpo attraverso comunque dei computer per capire che corpo potesse avere, ma Tutankhamon sembrava zoppo. Sono stati ritrovati, pensate, all'interno della sua tomba più di 170 bastoni e la maggior parte di questi era usurato, quindi è stato utilizzato da Tutankhamon. Ma essendo che non fosse vecchio, un ragazzo dell'età di 20 anni non ha bisogno del bastone per camminare. Hanno fatto ulteriori studi sulla sua mummia e si sono resi conto che in realtà un piede era completamente storto, quindi Tutankhamon era zoppo. Quindi viene anche da pensare che la frattura di un femore non è un'ipotesi così lontana, visto che comunque una persona zoppa che cammina può essere che inciampa, cade, si rompe il femore, questo femore dà origine a un'infezione tetanica e Tutankhamon muore. Anche perché, oltre al fatto di essere zoppo, Tutankhamon, grazie a delle analisi del DNA, non solo si è riscontrato il fatto che fosse zoppo, ma anche che aveva diversi morbi all'interno del suo corpo, quindi non era una persona sana. Ma ora torniamo a parlare della tomba di Tutankhamon, dove, diciamo, ha origine la presunta maledizione di Tutankhamon, il faraone bambino. Come vi ho accennato prima, nel 1922 Howard Carter, finanziato da Lord Carnarvon, un conte d'Inghilterra, inizia a scavare, trova l'ingresso di una tomba e al momento dell'apertura, al momento di sfondare questa porta per poter entrare, le sue parole sono: qua dentro ci sono cose meravigliose. Ed effettivamente è il più grande corredo funebre, la più grande scoperta di tutto l'Egitto. Pensate che ad esempio la maschera funeraria, l'icona diciamo di Tutankhamon, sono 11 kg di oro massiccio colorato poi sopra e ha un valore inestimabile. Si pensa intorno ai 170-180 miliardi di dollari. Questo solo la maschera, ma sono stati rinvenuti più di 2000 oggetti al suo interno. E questa cosa mi fa ridere perché la tomba in realtà non era stata progettata per Tutankhamon,
perché Tutankhamon comunque era molto giovane, è stata fatta quindi in fretta e furia. In fretta e furia hanno inserito oggetti preziosi, hanno fatto il sarcofago multiplo oltretutto, perché come sapete dopo la mummificazione che facevano sul corpo morto dei faraoni, ovviamente li inserivano all'interno dei sarcofagi, e i sarcofagi quasi mai era solamente uno, era come se fosse una sorta di matriosca. Ora, non ricordo nello specifico quanti sarcofagi di Tutankhamon hanno trovato, però all'interno della tomba è stato rinvenuto veramente di tutto, da vasi, contenenti spezie, profumi, unguenti, creme, oro, armi, i bastoni che ho citato prima, sedie, letti, animali imbalsamati, perché se non lo sapete gli egizi imbalsamavano anche gli animali, tipo ad esempio io che ho due gatti, se io morissi ora, ammazzerebbero anche i miei gatti per imbalsamarli. E non vedetela come una cosa negativa, ok, che è una cosa negativa di per sé, essendo che gli egizi credevano molto nell'aldilà come una nuova vita, un nuovo inizio, un posto meraviglioso, per loro era quasi un vanto imbalsamare anche i propri animali per far sì che anche loro andassero in questo posto meraviglioso. Ma penso che ora come ora voi vi starete domandando, ok, ma cosa c'entra una maledizione con la tomba di Tutankhamon? E qua parte un tiro più disparato. Io per dovere di cronaca ovviamente vi devo raccontare sia come la penso io, sia la teoria che c'è sotto, perché alcuni dicono che sia un'enorme fake, alcuni dicono che in realtà un fondo di verità c'è ed è stata ingigantita. Poi sono curioso anche di sapere la vostra opinione su queste cose. Io vi racconto tutto e poi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Abbiamo detto prima che nel 1922 Howard Carter, finanziato da Lord Carnarvon, due figure comunque molto importanti, ricordatevi i nomi, scoprono la tomba di Tutankhamon. Lord Carnarvon cosa fece? Diede l'esclusiva al giornale Times di Londra per tutte le informazioni inerenti a quella tomba. Potete immaginare che ovviamente nel 22 non è come adesso che abbiamo internet, quindi chiunque potrebbe essere un pseudo reporter, perché se io scatto una foto e la metto online, tutti possono vedere la mia foto online, e può essere la foto di una tomba come può essere la foto di, non lo so, un gatto che attraversa la strada. Nel 1922 tutte le notizie arrivavano attraverso i giornali. Lord Carnarvon, dando l'esclusiva al giornale Times, ovviamente tutti gli altri giornali hanno iniziato a avere timore di non vendere più quotidiani, perché non c'era più nulla di interessante inerente all'Egitto. Allora cosa fecero? Iniziarono a scrivere e pubblicare articoli su una presunta maledizione in modo, diciamo, da vendere più copie. E questi articoli parlavano di una scritta posta sulla porta principale dell'entrata alla tomba di Tutankhamon che malediceva chiunque osasse profanare quella tomba. Questa scritta in realtà penso non sia mai stata trovata, quindi penso che sia una bufala, una fake news, ma mi viene il dubbio, perché comunque io penso sempre, se Lord Carnarvon dava lui le informazioni al giornale e il giornale scriveva, poteva scrivere quello che voleva, poteva dare le informazioni che voleva, quindi io non lo so se effettivamente è vero oppure no. Di fatto sono state trovate comunque all'interno del Libro dei Morti, poi farò anche un video qua sul culto dei morti e la mummificazione, perché è veramente una roba molto strana e molto interessante. Dicevo, nel Libro dei Morti di Tutankhamon è stata trovata una sorta di maledizione intorno, diciamo, alle sue bende. Contate che la mummia di Tutankhamon aveva 20 strati di bende, e era usanza per gli egizi ogni strato mettere o degli oggetti preziosi o un qualcosa di personale, idem come delle pagine, dei papiri del Libro dei Morti. Non è un vero e proprio libro come ci immaginiamo noi, così che sfogli. Pensate che il più grande è esposto al Museo Egizio di Torino ed è praticamente una fila, un papiro lunghissimo, lungo, ma tanti 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 metri, quello è il Libro dei Morti, ma questo ne parleremo più avanti. Comunque si pensa che all'interno della sua mummia sia stato ritrovato qualcosa che maledicesse tutte le persone che osassero profanare quella tomba. Lì per lì non ha fatto tanto scandalo, se non che Lord Carnarvon, pochi attimi dopo aver aperto la tomba, viene punto da una zanzara sulla guancia, esattamente dove sul corpo di Tutankhamon, sulla mummia di Tutankhamon, è stata ritrovata una sorta di macchia. Alcuni giorni dopo, radendosi la barba, apre questa ferita, va in infezione e muore. E si pensa, anche qua non si sa se sia una fake news oppure no, che nello stesso attimo, nella sua casa in Inghilterra, il suo cane diede l'ultimo abbaio e morì per sempre. Non solo, Howard Carter aveva un canarino che portava con sé durante tutte le sue spedizioni, durante tutti i suoi scavi. Un cobra mangiò questo canarino. È vero, il cobra è un animale comunissimo in Egitto e specialmente nel deserto, però sono sempre le coincidenze che a me fanno pensare. A questo gli muore il canarino, all'altro gli muore il cane, muore pure lui? Coincidenze? Potrebbero essere. Poi ripeto, raga, non si sa se siano notizie vere oppure no, perché si parla comunque del 1922. I giornali, alcuni scrivono delle cose, altri scrivono delle altre. Non c'è nessun reperto storico che scrive questa cosa, però da lì a 10 anni tutte le persone che sono state coinvolte in questo scavo archeologico morirono. È vero, per cause naturali, va bene, ma tutto questo mi sono dimenticato di dirvelo perché si pensa che non appena morì Lord Carnarvon ci fu un blackout nella città del Cairo.
È vero, anche i blackout sono molto comuni in Egitto. Un'altra coincidenza, quindi? Fatto sta che, maledizione o no, io sono andato nella Valle dei Re e sono andato nella tomba di Tutankhamon. Raga, si respira un'energia pazzesca, oltretutto perché la mummia di Tutankhamon è l'unica mummia presente ancora nella sua tomba. Quindi, non appena si entra in questa tomba, si va sottoterra, sulla sinistra c'è la mummia di Tutankhamon. E io penso, perché tutte le altre mummie sono state tolte e quella di Tutankhamon è ancora lì invece? Raga, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia incuriosito. Se così fosse, lasciate un mi piace, fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.